oggi vediamo il montaggio del passeggino All Road. Componenti necessari: telaio con il cesto, ruote posteriori, sedile con le cinture, barra di sicurezza, cappottina, ruote anteriori, portabicchiere, zanzariera, copertura antipioggia, sacco a pelo per le gambe. Iniziamo con l'apertura del telaio. Per prima cosa rilasciamo il blocco, facendo scorrere questo pulsante contemporaneamente premendo l'altro. Solleviamo con un movimento dinamico il telaio e lo dispieghiamo finché non sentiamo un click. Ora montiamo le ruote, prima quelle posteriori. Le inseriamo nei fori sui lati del telaio fino a quando non sentiamo un click. Per rimuovere la ruota posteriore, tiriamo giù questa maniglia metallica sotto il telaio e sfiliamo la ruota. Montaggio delle ruote anteriori. Le inseriamo nei fori nella parte anteriore del telaio fino a quando non si bloccano. Per smontarle, premiamo questo pulsante e le estraiamo. Per la marcia dritta, possiamo bloccare le ruote anteriori spostando questo cursore. Ad agevolare il montaggio del sedile ci sono le tacche grigie sui lati. Posizioniamo lo schienale in modo che formi un'unica linea e solo ora facciamo scorrere il sedile nel telaio. Fatto! Fissiamo la cappottina nei fori del telaio fino a quando non sentiamo un click. Poi la blocchiamo con i bottoni automatici e con i velcri sul retro dello schienale. E l'ultima cosa da fare, pressiamo i bottoni automatici presso il telaio. Facciamo scorrere l'archetto di sicurezza sulle guide del telaio del sedile. Per estrarlo, premiamo i pulsanti di lato. Basta ancora montare il portabicchieri e siamo pronti per la passeggiata. Ora, una breve guida alle funzioni del passeggino. Azioniamo e rilasciamo il freno, premendo dall'alto. Prima di ogni passeggiata, regoliamo le cinture. Le cinture vanno inserite nella fibbia separatamente. Dal lato allacciamo le cinture per i fianchi, dall'alto invece le bretelle. Lo schienale del passeggino All Road può essere regolato in tre posizioni. Quando tiriamo la leva, lo schienale si blocca automaticamente ad ogni cambiamento. Per i neonati scegliamo la posizione più orizzontale. Il sedile può essere posizionato in due direzioni. Per modificare la posizione, sollevare lo schienale verticalmente fino a quando gli indicatori sul lato sono in linea. E solo ora possiamo estrarre e riposizionare il sedile. La cappottina ha un ulteriore elemento che protegge il bambino dal sole. Possiamo spiegarlo fino a questa posizione. Quando la zip è aperta, scopriamo la retina che assicura la ventilazione. Nella parte superiore della cappottina c'è una finestrina. Il poggiapiedi ha quattro posizioni. Per cambiarle, premere i pulsanti su entrambi i lati. Il maniglione per il genitore può essere impostato fino a 5 posizioni. Basta premere su entrambi i lati e riposizionarlo. Far scorrere il coprigambe e fissarlo con i bottoni automatici. Tendiamo la copertura antipioggia in questo modo e fissiamo coi bottoni automatici da entrambi i lati alla fodera o al telaio. Sul davanti c'è una finestrina apribile. Arrotoliamo la pellicola e l'agganciamo alla fine. Il montaggio della zanzariera è semplice. La tendiamo sul passeggino e la fissiamo con una cintura dietro lo schienale. La fodera può essere pulita con un panno umido o lavata a mano. Vediamo come rimuoverla per il lavaggio. Per prima cosa, dobbiamo smontare la cappottina. Sbottoniamo i bottoni automatici laterali e la estraiamo. Strappiamo i velcri e sbottoniamo i bottoni automatici sul retro del tettuccio. Togliamo la barra di sicurezza e l'interno sedile per una rimozione più comoda della fodera. Togliamo il materiale dai ganci sui lati. Strappiamo i due velcri sul retro del sedile e sfiliamo la cinghia inguinale. Ora strappiamo il velcro sul retro dello schienale e sfiliamo le fibbie delle cinture per i fianchi.
Le protezioni delle cinture possono essere tolte per il lavaggio. Smontiamo ancora le bretelle. C'è ancora l'ultimo velcro rimasto sotto il materiale del poggiapiedi. La fodera è rimovibile e lavabile. Per applicarla, eseguiamo le operazioni in ordine inverso. Prima stendiamo la fodera sul sedile. Poi assembliamo le cinture, assicuratevi di bloccarle bene. Alla fine tendiamo il materiale e lo agganciamo nei punti di fissaggio. Il passeggino può essere piegato con o senza il sedile montato. Facciamo scorrere un pulsante sul maniglione premendo l'altro e ripieghiamo il telaio che grazie al blocco automatico non si aprirà da solo durante il trasporto. Buon viaggio col passeggino Allroad!